Affrontiamo l'estate con creatività. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' diverso dal solito, perché ho pensato di suggerirvi qualche cosina da portare con voi in vacanza per non abbandonare del tutto la creatività durante questo periodo. Sono 10 tips, diciamo così, che vi voglio suggerire per fare in modo che la creatività non venga bandita dalle vostre vacanze, perché affrontare la vacanza con spirito creativo la renderà senz'altro più interessante. Ci saranno sia idee per ragazzi e bambini che idee per adulti. Tutto a portata di valigia. Allora, innanzitutto cominciamo dalla carta. Se siete degli amanti del disegno, dell'acquerello e del pastello, serve un blocco, una carta che possa esservi d'aiuto in diversificate tecniche. Tra tutte quelle che io ho usato nel corso del tempo su Arte per te, una in una ho ravvisato le caratteristiche necessarie per poter accogliere diversificati tipi di tecnica. Ed è la watercolor della Fabriano. Naturalmente in questo video vedrete gli strumenti che hanno accompagnato Arte per te nel corso dell'anno e che potranno accompagnarvi anche durante le vacanze, quindi sono cose che già conoscete e che potete trovare recensite qua e là sul canale. Se trovo i video ve li metto qui dove c'è il pallino oppure giù nell'info box. Ci sono vari formati di questa carta, dal minuscolo formato 10,5 x 14,8, il famoso formato cartolina, che è fantastico perché dietro ha proprio la scritta, la stampa da cartolina, quindi mettiamo, andate a Corfù a fare le vacanze, trovate uno scorcio stupendo, lo dipingete e poi lo spedite ai vostri amici. Una cartolina dipinta a mano, un cadeau, quindi un regalo e un pensiero che arrivano allo stesso tempo, oppure i più classici formati, questo per esempio è un 24x32, ma di questa linea ci sono veramente formati pazzeschi. Io vi consiglio, se avete lo spazio in zaino, in valigia, di portare con voi questo, perché poi se vi serve il formato più piccolo potrete sempre ritagliarlo. Se invece dei vostri viaggi vorrete riportare indietro delle stupende cartoline, questo è quello che fa per voi. È una carta per acquerello col 25% di cotone che ha una grammatura tale idonea a poter accogliere anche il pastello, le matite colorate, tutto ciò che è acquerellabile, quindi anche i colori a spirito acquerellabili per intenderci, e ha una grammatura di 300 grammi, sia questa che il formato piccolino. Abbiamo parlato della carta, adesso parliamo di come poterla utilizzare, gli strumenti per colorare. Tra tutti quelli che io porterei in viaggio con me sono questi, sono i pastelli della Ferrario. Sono 20 pastelli dagli squillantissimi colori, facilmente trasportabili, perché io li porterei con me, perché hanno la scatoletta in legno che li protegge dagli urti, dagli sbalzi, e quindi sono dei prodotti di eccellenza, però molto molto protetti all'interno del loro astuccio ligneo. Con questi potrete usare o la tecnica appunto del pastello molto veloce, sfumata e bellissima, oppure potrete anche acquerellarli. Infatti quasi tutti i pastelli, ma questi sicuramente sì, possono essere acquerellati creando degli effetti cromatici stupendi. Se saprete utilizzarli bene, verranno degli acquerelli fenomenali usando semplicemente i pastelli. Quindi sono degli strumenti veramente versatili e belli da portare con sé. Uno può portare tutto l'astuccio, ma poi durante una sessione fuori può portare anche un semplice colore, qui tipo un seppia o un nero, e un blocchetto di questo, e avere tutto ciò che occorre per poter fare un bellissimo disegno o un bellissimo acquerello. Per i ragazzi che amano i manga, ma che amano anche gli acquerelli, ma che amano insomma anche gli zentangle piuttosto che le scritte colorate,
questi, confezione di latta, è Stabilo Pen 68 e bellissimi pennarelli, anch'essi acquerellabili. Sto optando sempre per due funzioni per ogni tecnica. Questo vi permette quindi di andare di grafica, ma vi permette anche di poter acquerellare. Se volete fare delle bellissime scritte con la calligrafia moderna e poi dare degli sfondi stupendi, questo è quello che mi porterei dietro per divertirmi e per imprimere su carta qualche scorcio della mia vacanza. Pensiamo un po' ai bambini e magari al tempo da dedicare a loro, e allora la Pentel è venuta fuori con queste nuove confezioni di Fabric Fun. I colori per la stoffa, ve li ricordate? Ve li ho recensiti un sacco di volte su Arte per te, vi ho fatto vedere come funzionano, ho fatto un bellissimo cuscino a farfalla, vi linko tutto tra le schede informative e nell'info box. Queste sono delle nuove confezioni, perché oltre alla confezione classica con la maglietta, che già vi ho messo in palio qualche tempo fa, sono uscite la confezione con l'astuccio da colorare e la confezione con la mini bag da colorare, la sacchettina per l'estate. Entrambe comodissime per l'estate, perché questa potete usarla come porta accessori, porta pettinino, spazzolini, elastici per la spiaggia, e questa appunto come sacchettina per il mare e per i piccoli naturalmente. All'interno cosa c'è? Una confezione di pastelli da 15 più un roller gel penna permanente più una sacca per l'asilo, mentre qui invece c'è l'astuccio in cotone incluso. Sono bellissimi, divertentissimi, e questi alla fine del video ve li regalo. Non vi interessano i colori a pastello per la stoffa? Ma portate con voi in vacanza almeno una roller gel della Pentel. Sono meravigliose, meravigliose perché vi consentono di scrivere in maniera permanente sulla stoffa. Vengono vendute in 3 varianti o in 4, forse in 4 varianti di colori: nero, blu, rosso e forse il verde, non ricordo. Comunque vi metto il link del sito qua sotto, e sono fenomenali, vi danno la possibilità di fare dei tratti veramente veramente precisi e fantastici. Con questo io quest'estate infatti decorerò un bel pareo. Se invece avete in mente di andare in città d'arte e volete magari preparare i vostri figli a ricevere le nozioni che magari potranno incontrare all'interno di un museo, vi consiglio una nuova collana dedicata all'arte. Si chiama Arte per Crescere, edita dalla UTE. Di questa ancora sul canale non ve ne ho parlato perché l'ho ricevuta veramente da poco, ma non volevo perdermi l'occasione di consigliarvela in questo frangente, perché all'interno di un volume, qui per esempio ho Leonardo e il Rinascimento, di un volume relativamente piccolo, ci sono una serie di nozioni e anche laboratori da poter intraprendere con i vostri figli e i vostri ragazzi, veramente veramente belli. La cosa che mi piace di questi volumi che ho attenzionato di recente è l'aggancio culturale, che non si limita solamente allo studio dell'autore, ma che fa comprendere l'autore anche in relazione ai passaggi temporali. È un testo molto semplice, ma nello stesso tempo molto completo. È un libro edito per ragazzi, curato da Marco Dallari, uno dei più famosi pedagogisti italiani, però è un libro che io trovo idoneo anche per chi si vuole affacciare a una prima cultura artistica. Mi vengo e mi spiego. Dovete andare a una mostra? Andate a vedere la Mona Lisa? Prendete questo, leggetevelo anche in un pomeriggio, magari giocando con il vostro bambino, e dopodiché sarete pronti per assimilare i concetti fondanti dell'opera di Leonardo. È un libro molto completo, del resto la UTET è sempre sinonimo di grande garanzia. Non è venduto nelle librerie, ma è venduto online. Se vi interessa vi metto il link qua sotto. Non lo sponsorizzo perché mi hanno pagato, assolutamente no, ve lo posso garantire, ma lo sponsorizzo perché il progetto Arte per Crescere mi sembra un modo molto carino per stimolare la creatività dei vostri bambini, non soltanto dal punto di vista teorico ma anche laboratoriale, perché all'interno per esempio ci sono delle cose bellissime come costruire una camera oscura con tutte le indicazioni, per intenderci, per farlo, e quindi mettersi anche nei panni dell'artista e vedere come egli creava, stimolando la fantasia, la creatività, la cultura e la conoscenza dei nostri piccoli, e non solo, perché devo dire che è piaciuto tantissimo anche a me, che di arte qualcosina ne so, però l'ho trovato interessante, assolutamente non noioso da leggere, ma proprio in questo sta la sua forza.
forza, nella sua semplicità. In un colpo vi faccio vedere due materiali, sempre della Pentel, questi ve li farò vedere prestissimo su Arte per Te in corso d'opera, e ve ne regalerò anche una confezione. Arrivano gli Aqua Ash, sono dei colori a cera acquarellabili, c'è anche l'Aqua Brush. Guardate, ve ne faccio vedere, l'apro con voi. Ecco qua come si presenta la confezione: colori a cera, tutta la gamma, e il fantastico Aqua Brush. Quindi ragazzi, con questo portate tre cose in realtà con voi, perché portate dei colori a cera, portate dei colori a cera acquarellabili, quindi è come se ogni colore fosse un godè di acquarello, e portate anche l'Aqua Brush, che se caricherete magari con un inchiostro vi verrà un terzo utensile idoneo per portarlo in viaggio senza occupare troppo spazio. Il tutto va benissimo con la carta di cui vi ho parlato all'inizio del video. Colori a matita, mi vergogno un po' a farveli vedere perché sono ridotti ai minimi termini, ma questo serve da garanzia all'autenticità di questo video, perché non è un video brandizzato, ma è un video con le cose che amo veramente, e sono gli Stabilo Aqua Color, le matite colorate acquarellabili. Questo è il mio, quello che ho comprato quando ancora andavo in accademia e che ancora uso. Questi secondo me sono i colori acquarellabili a matita migliori del mondo. Qualità prezzo, costano una cosa come 7 euro, trovate in tutti i supermercati, e sono fenomenali. Usati da matite a secco, hanno una pasta talmente bella, grassa, da risultare brillante e lucida, ma allo stesso tempo non vischiosa, e sono fantastici una volta acquerellati. Veramente, minima spesa, massima resa, testimoniato dalla usura di questo pacchetto. Mi accompagnano da più di 15 anni questa confezione, quindi, e io li uso parecchio, vi fa capire quanto anche durino e quanto siano buoni come qualità. Pennelli, tra tutti i pennelli che vi ho presentato quest'anno, forse quelli che mi hanno colpito di più per la loro versatilità sono i nuovi Tintoretto serie Nettuno. Sono fantastici da portare in vacanza proprio per la particolarità sì delle setole, che sono ottime, ma tutti i pennelli Tintoretto hanno delle setole ottime, ma questi mi sono piaciuti anche per il concetto della resistenza. Questi manici così trattati, questi così opachi, non sfalderanno mai, quindi anche se ve li dimenticate al sole, in spiaggia, anche se li toccherete con l'acqua fatta con l'acqua marina, dovrebbero resistere. L'importante è che dopo li andate a sciacquare bene. Quindi, se devo consigliarvi un pennello resistente ma dalle setole qualitativamente ottime, io vi consiglio questi. Sono dei pennelli naturalmente sintetici, ottimi per tutte le acquarellature e naturalmente anche per gli acquerelli. Belli, un costo basso e soprattutto il manico corto, che entra facilmente in valigia. E da ultimo, ma non per ultimo, per i più classici, per coloro che vogliono allenarsi quest'estate, io non posso che consigliarvi questo set di matite della Dervent. La Dervent non collabora con Arte per Te, ma non per questo non merita di fare parte di questo tipo di video, perché questo è il set di matite che i miei colleghi mi regalarono il giorno della laurea, e da allora io lo porto sempre con me. È un set completissimo, io vi consiglio proprio questo set perché mi sono trovata sempre benissimo, è molto usato, molte cose le ho cambiate nel corso degli anni, ha di tutto, ha la sanguigna chiara, tutte le gamme di gessetti, di carboni, di pastelli, le matite marroni, la matita grafite 100%, lo sfumino, insomma ha tutto, tutte le matite della gamma B, insomma gran parte delle matite della gamma B. È una serie bellissima, ma la cosa che la rende idonea alle vacanze è la confezione in latta, che preserva le mine di ciò che c'è dentro, chiude anche molto bene, vi dico, questa confezione anch'essa ha 15 anni e sembra nuova. Quindi questi i miei un ultimo suggerimento. Naturalmente pensiamo anche a chi non disegna ma a chi fa della creatività. Bisogna portare della colla, naturalmente non nel formato in cui ve la faccio vedere io, portate un barattolino di Vinavil. Donne, comprate Vinavil, la colla italica, l'adesivo universale per le vostre estati creative. Accorrete, accorrete!
perché per la creatività estiva non c'è niente di meglio della Vinavil. Tanto che usate le conchiglie, tanto che usate i legnetti, tanto che usate la sabbia, mi raccomando, non toglietela dalle spiagge, ma casomai raccogliete quella che vi rimane nelle ciabatte. Bene, per appiccicare tutti gli elementi che l'estate ci offre, usate la Vinavil. Non usate colle acetovinili, non usate colle infiammabili, portatevi anche nella borsa del mare una boccettina di Vinavil e tutto sarà fantastico. Basterà mangiare un gelato in coppetta e trovare tante conchiglie per trasformare quella coppetta in qualcosa di meraviglioso con l'ausilio semplicemente della Vinavil. Quindi pensate alla vostra creatività, portate sempre con voi una boccetta di Vinavil. Bene, questo è il kit di sopravvivenza per un'estate creativa. Spero che questo video vi sia stato utile non soltanto per preparare voi la valigia, ma per regalare qualcosa che possa accompagnare chi amate nelle vacanze in maniera creativa. Come vedete non vi ho dato nessuna confezione di acquerelli, perché tanto c'erano talmente tante altre varianti che potevano accomunare le due cose che non mi è sembrato necessario aggiungere anche soltanto gli acquerelli. Sarebbe un in più, diciamo così, se potete avere due al prezzo di uno, perché scegliere solo uno? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, soprattutto venitemi a trovare nei miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, vi lascio i link qua giù nell'info box e alla fine nelle schede, e a me non mi rimane che mandarvi un grande bacio, augurarvi buone vacanze, ma non dimenticate che io vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Due video a settimana come sempre per tutta l'estate. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!